Ciao a tutte! Oggi andiamo a realizzare un fiore in rosa in occasione della notte rosa che sta per arrivare qui da noi in Romagna, ma ovviamente si può realizzare con tanti altri colori dei nuovi materiali dei nastri di Mirta, che sono il tessuto taffetano, che è un tessuto taffetà, il pizzaiolo, in questo caso in fucsia e il color panna. Bene, andiamo a vedere come realizzare il fiore. Allora, innanzitutto carta modella. Altri accessori che servono sono un accendino oppure l'accendigas e una candelina e il carta modello che ovviamente vi verrà adatto all'interno del kit. Allora, andiamo a ripiegare il tessuto. Nella larghezza troverete due petali nel carta modello, quindi nella larghezza del petalo più grande, più alto. Ripieghiamo il tessuto taffetano, o taffetà, adesso taffetano è il nome che ha dato i nastri di Mirta, sapete che danno sempre un po' nomi particolari, come ad esempio il pizzo chiamato pizzaiolo. Allora andiamo a ripiegare, ma a differenza dell'altro tessuto, del vedo non vedo, quello che abbiamo utilizzato diverse volte, il taffetano, essendo più grande, più grossa come stoffa, non possiamo piegare tutta la striscia di tessuto, quindi dobbiamo andare a ripiegare 4-5 volte al massimo e poi andare a tagliare, perché altrimenti non riusciamo più a tagliare, il tessuto è troppo grosso. Vedete che già la forbice, che adesso non è proprio quella perfetta, fa un po' più di fatica. Ok, i petali li andiamo a separare tutti perché poi c'è il suo motivo. Ok, quindi continuiamo così per almeno 15 petali, poi dipende da quanto volete fare grande il fiore. Eventualmente anche con il residuo dell'altezza riuscite a fare anche un altro fiore. Appena arrivato, l'ho subito voluto provare questo tessuto. Ok, poi andiamo a fare la stessa identica cosa, però con in questo caso il pizzaiolo trend dello stesso colore abbinato. E come vi dicevo, abbiamo scelto il rosa proprio in occasione di realizzare questo fiore, dato che verrà pubblicato proprio in questi giorni, nel weekend della Notte Rosa che c'è qui a Ravenna. Però sono arrivati in tantissimi colori, sia il taffetano che il pizzaiolo. In questo caso abbiamo ripiegato il tessuto, il pizzaiolo, possiamo piegarlo più volte perché comunque è molto sottile e andiamo a tagliare il cartamodello più piccolino. Ok, una volta che abbiamo ritagliato tutti i nostri petali, andiamo a definire, dato che il taffetano comunque se lo tocchiamo un po' a sfrangia, lo andiamo un po' a definire i bordi con l'accendino oppure con una candelina. Possiamo anche un pochino insistere in modo che il bordo venga, soprattutto sulla punta, sembra un po' caramellato, insomma, comunque cambia colore e rimane ben definito. Ed anche sotto, se non vogliamo che sfrangi, una piccola bruciatura ci fermerà il lavoro. Quindi procediamo così per tutti i petali, per tutti i 15 petali. Dopodiché iniziamo ad andare ad unire il nostro fiore, un filo grosso in modo che possiamo poi tirare il nostro punto filza e andiamo a cucire sovrapponendo il tessuto taffetano
il tessuto, scusate, pizzaiolo al tessuto taffetano. In questo modo il petalo sarà così. Questo sarà praticamente il lavoro del nostro petalo. Potete anche inserire, altra cosa che ho provato, un petalo in taffettano, un petalo in pizzaiolo. Però il taffettano, essendo un tessuto molto più rigido del confronto al pizzo, si sovrappone e quindi poi ci sarebbe proprio. Il pizzo si vede proprio poco poco e quindi è una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, ho preferito appunto sovrapporlo così. Per lo stesso motivo non ho fatto la corolla dei petali come solitamente tendo a fare tutta unita, perché comunque se vado a fare i due punti filza nei due tessuti sono così diversi che i petali non si sovrapponerebbero in questo modo così regolare. Quindi continuo così cucendo tutti i miei petali in questo modo, uno dopo l'altro, sovrapponendo sempre il pizzo al taffetano. Eccoci qua. Allora, una volta che abbiamo inserito tutti i petali, questo è il risultato del nostro fiore e andiamo, praticamente si chiude da solo, e andiamo a chiudere la corolla, quindi reinserendo, chiudendola dal primo petalo. Ok, una volta chiuso, andiamo a riaprire. Ecco qui il nostro fiore di pizzo e taffettano. Andiamo a mettergli un centrale che non sarà una perla, ma sarà sempre qui entra in gioco il nostro pizzaiolo. Il nostro pizzo comunque sempre in bianco però. Allora, tagliamo circa 25 centimetri. Lo vado a piegare, quindi a metà, e poi vado a realizzare un punto filza del tessuto piegato a metà. Non l'ho fermato con gli aghi, ma sarebbe meglio farlo. Sembra vivo, questo pizzaiolo. Mi ero dimenticata di fare il nodino. Ok, ci siamo. Ripiego a metà. Ok, ultimi punti. Lo lascio circa lungo una decina di centimetri la mia cucitura, quindi una decina di centimetri e poi vado a chiudere il punto. Ok,
Ed ora vado ad incollare arricciandola, cioè chiudendola in questo modo qui, a mo' di bocciolo, con la colla a caldo. Quindi un tipo un mini bocciolino di pizzo che vado ad inserire, se non avete stretto stringete, ma lasciate magari che ci sia un piccolo buchetto nel centro del fiore, quindi colla qui al centro. E gli andiamo ad inserire il nostro, chiamiamolo così, pistillo. Eccolo qua, è il nostro Notte Rosa, è pronto. Ciao, al prossimo video.